I bastioni di Verona tornano a suonare latinoamericano. Salsa, tango, bachata, reggaeton, tra i generi che rappresenteranno il Sud America, alla quinta edizione del Festival Latinoamericano. Al via domani, 30 giugno, per poi proseguire fino al 16 luglio. Molti gli eventi in programma, anche per i meno esperti. Per loro ci saranno gli stand di ballo di salsa, bachata e kizomba. Il festival quest'anno raddoppia e gode del prestigioso patrocinio del Ministero degli Esteri. È un festival importante perché racconta una storia culturale, di integrazione, di conoscenza reciproca fra comunità latinoamericane qui nel territorio di Verona, che ha funzionato. Ed è bene che storie positive come questa emergano. Ci sono dei percorsi di integrazione vincenti che vanno valorizzati come questo. Un momento di festa, ma anche e soprattutto di cultura. Il Festival Latinoamericano è iniziato, è voluto come integrazione dei popoli. Quello lo dico tutti i giorni sul palco, perché ci tengo veramente a questo. E sono fiera perché il veronese o il veneto risponde. Ho più presenze degli italiani che dei latinoamericani tutte le sere. Quindi sono sempre contenta di questa cosa e so che sarà sempre, sempre di più. Non solo musica, la manifestazione sarà anche dedicata ai libri e al cinema, con una rassegna dal 10 al 16 luglio. E per dimostrare che in Latino America non c'è solo, perché normalmente quello che arriva è sempre tanta violenza e cose del genere. E invece noi cerchiamo sempre questi film, che sono i film sociali.